molto più di una semplice ripresa della DOP Economy italiana, quella descritta dai dati del 20° rapporto Ismea Quali Vita. Dopo un 2020 segnato dalla pandemia, nel quale il settore aveva comunque mostrato una buona capacità di tenuta e continuità produttiva, il comparto del cibo e del vino DOP e IGP nel 2021 raggiunge un valore complessivo alla produzione pari a 19 miliardi e un export da 10,7 miliardi. Sono risultati record che portano a quota 21% il contributo del comparto al fatturato complessivo del settore agroalimentare nazionale. Un quadro che mostra una grande forza propulsiva da parte delle filiere dei prodotti DOP e IGP. In particolare si registrano crescite a due cifre per le principali categorie, dai formaggi agli aceti balsamici ai prodotti a base di carne. Il vitivinicolo è trainato dai vini DOP con in testa gli spumanti. Il 2021 fa registrare una crescita per 18 regioni su 20, con oltre la metà dei casi che segnano variazioni percentuali a doppia cifra. Le quattro regioni del nord-est rafforzano il ruolo di traino economico, superando per la prima volta complessivamente i 10 miliardi. Salgono anche nord-ovest e centro. Particolarmente significativo il dato del sud e delle isole, unica area in crescita nel 2020 e che nel 2021 segna un ulteriore più 13%.